Cari amici, il Signore vi dia pace. È il saluto tipico francescano che ci viene lasciato dal nostro padre San Francesco. È un tempo di grazia, è un tempo che il Signore ci dona di vivere insieme in questa nuova rubrica sui passi di Francesco, l'uomo innamorato di Dio, l'uomo passionale. Questa passione da che cosa nasce? Nasce innanzitutto da un incontro, da alcune esperienze che il poverello di Assisi ha saputo vivere in modo profondo e intenso in relazione con il Signore. E in modo particolare in questo nostro primo incontro di spiritualità francescana volgeremo la nostra attenzione in modo particolare sulla espressione «Va Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina». Francesco a San Damiano, nella chiesetta che all'inizio era un rudere, Francesco mentre cavalca nella piana assisana, spinto da un desiderio interiore, entra in questa chiesetta e lì il crocifisso gli parla. Francesco, va, ripara la mia casa, va, ripara la mia chiesa. È un invito che rivolge a ciascuno di noi. L'incontro di Francesco con il crocifisso gli cambia la vita, lo fa andare in una direzione diversa, è la direzione della grazia. In Francesco noi possiamo scorgere la bellezza del suo essere innamorato di Dio, questa passione che lo mette in continua ricerca di quel Dio che lentamente poi sul Monte della Verna lo trasformerà nella sua immagine confitta in croce. Allora, quale modo migliore per scoprire l'immagine e il vissuto di Francesco, non attraverso le biografie di quelli che altri hanno scritto su Francesco, ma vogliamo scoprire Francesco attraverso i suoi scritti, attraverso quello che lui stesso dice di sé. Francesco nella Valle Spoletana incontra il Signore. Lo incontra attraverso il lebbroso. Va Francesco, ripara la mia casa. È il lebbroso che gli fa prendere una nuova direzione. E ce lo dice lui stesso nel Testamento. Quello che mi sembrava amaro si trasformò in dolcezza di animo e di corpo. Che cos'è questo amaro? È l'incontro con il lebbroso che gli faceva ribrezzo. Questo ribrezzo che trasforma la vita di Francesco, gli fa gustare la dolcezza. E nel lebbroso Francesco incontra il volto di Cristo, ma questo poi lo capirà più avanti. Allora, in questi itinerari, in questi incontri, vogliamo scoprire ancora una volta la bellezza e la profondità del messaggio francescano, in modo particolare quello che Francesco vuole trasmetterci nel suo attraverso l'incontro che lui fa con il Cristo e il Cristo crocifisso. Va, va anche tu in questa chiesa che barcolla ma che non affonda. Chiediamo l'aiuto a San Francesco che ci possa condurre per mano affinché possiamo anche noi ascoltare la voce di Cristo crocifisso.